Penultimo turno di Serie C questa sera alle ore 21, gare decisive per tutti i fronti e dunque anche per la definizione della griglia playoff. Spareggi che il Pescara potrebbe iniziare già domenica 1 maggio se fosse confermato l'attuale quinto posto, oppure col secondo turno del 4 maggio in caso di quarto posto, o addirittura col terzo turno dell'8 maggio, gara d'andata, in caso di piazzamento al terzo posto. Questi gli scenari potenziali e i 90 minuti di stasera diranno tantissimo, con l'Entella quarta, un punto avanti, e il Cesena terzo, due punti avanti. Per il Pescara pochi conti da fare, serve soltanto la vittoria e poi attendere buone notizie dagli altri campi, con l'Entella impegnata sul campo della Reggiana e il Cesena che riceve in casa la Carrarese. Tenendo presente che in un arrivo a tre a pari punti, il Pescara sarebbe ultimo nella classifica avulsa, che vedrebbe meglio il Cesena e poi l'Entella, e che in un arrivo a pari punti con una tra Cesena ed Entella, essendo lo scontro diretto in parità, il Delfino è in svantaggio per la differenza reti. Uno svantaggio incolmabile con l'Entella, più 22 a più 13, colmabile col Cesena in caso di almeno una vittoria molto larga con Pistoiese o Imolese, più 16 a più 13. Il tecnico Luciano Zauri intanto medita di cambiare la squadra per questa sera e potrebbe tornare in auge il 3-4-3 di stampo auteriano, un po' per le non perfette condizioni dei quattro centrocampisti a disposizione, De Rizzo è squalificato, un po' perché il Pescara se la vedrà con una squadra che col cambio dell'allenatore e l'avvento di Alessandrini ha sposato un modulo coi tre centrali di difesa. Detto di Cancellotti e Frascatore, che saranno gli esterni di fascia, di Drudi e Ingrosso, che giocheranno al centro della difesa, Pontisso e Pompei in mediana, resta poi la scelta se inserire un difensore in più come Gherardi al posto di un centrocampista Diambò, davanti Clemenza, Ferrari e Dursi. Nella Pistoiese Alessandrini confermerà l'11 delle ultime due giornate con una sola forzata novità, fuori lo squalificato Vano, Di Massimo favorito su Pinzauti per comporre una coppia di potenti contropiedisti con l'ex Miloš Bočić. Fondamentale non concedere campo e ripartenze ad una Pistoiese che avrà davanti giocatori di gamba. Queste le parole nel prepartita del tecnico di casa. Ma è da tanto che stiamo avendo questi approcci mentali, fisici, tecnici, perciò stiamo cercando di alternare giorni in cui si è più impegnati ad altri giorni con un po' più di leggerezza, cercando di arrivare a queste difficili partite, perché per noi sono tutte importantissime allo stesso tempo difficili. Dobbiamo essere propositivi, dobbiamo essere bravi a giocare come sappiamo, con quell'intensità, quella velocità di gioco. Se riusciamo in questo, probabilmente riusciremo a interpretare la partita nelle migliori condizioni possibili. Penso che i punti bisogna saperseli conquistare e meritare sul campo, perché nessuno, abbiamo visto fino ad ora, concede o regala.